Presidente, intanto ben rivisto. Piacere di vederti, Mas. Insomma, in attesa del campionato, questo è come se fosse il primo giorno di scuola. Ma è bellissimo, vuol dire che ci attrezzeremo come primo giorno di scuola, con l'entusiasmo. L'entusiasmo che non è mai mancato, avete scritto una pagina di storia davvero incredibile, però frutto di un lavoro che è stato consolidato negli anni. Soprattutto il Pineto come modello di etica, mi piacerebbe sottolineare. E io ci tengo molto a questo, perché affrontare i campionati che sono di Dio, quest'anno di C, vanno fatti con rispetto della categoria, quindi allestendo squadre che devono onorare la società, il nome e tutto l'impegno e tutti i sacrifici che ciascuno di noi produce per il bene di tutti. Assolutamente sono d'accordo, anche perché prima della prestazione c'è il comportamento, non è retorica. Ma io questo lo metto come prima cosa. Il modello educativo deve essere d'immagine, di esempio, perché i giovani e i bambini devono guardare veramente a questo, cioè l'organizzazione, lo stile, l'educazione, il rispetto, devono essere regole fondamentali, perché i 90 minuti sono brevi e finiscono. Il rispetto, l'educazione, l'ospitalità, il comportamento rimane per sempre. Teniamo le cose da fare, vi siete già mossi con grande anticipo, direi. Lo stadio sarà ristrutturato, deve essere messo a norma naturalmente per la Serie C. In che cosa consistono i lavori? Scendiamo nel dettaglio. E prima di tutto, come opera straordinaria, l'ampliamento delle torri faro per avere la luminosità che la Lega Pro dice, cioè gli 800 lux. Dopodiché ci sono delle opere ordinarie di messa a posto, come le panchine, allargamento a 22 posti. Per ogni, sia per gli ospiti che per i locali, l'ampliamento del rifare lo spogliatoio per gli arbitri, quindi disporre anche docce maschili e femminili all'interno dello spogliatoio arbitri, e poi una stanzina per la videosorveglianza, mettere a posto, non so, i box per le riprese televisive, cose comunque io le ritengo di ordinaria amministrazione. Diciamo che l'opera più grande è quella della luminosità, però mi sono già mosso su questo, abbiamo già ordinato le torri faro dalla Siderpali di Milano insieme alla Philips con i pannelli LED che si integreranno alle quattro torri già esistenti. La capienza ci siamo perché abbiamo oltre 1700 posti, però riserveremo agli ospiti che verranno 500 posti e questo ci permette di avere una sorveglianza, no, eccetera, limitata ai 500 posti. Sarà una bomboniera. Come sempre. Prima era per la D, adesso lo sarà per la C. Prime quattro partite a Pescara per tornare a casa alla quinta di campionato. Sì, io ho promesso questo al questore, al prefetto di Teramo, di Pescara, anzi ringrazio il signore di Pescara che è stato molto cordiale, no? L'avvocato Masci, no? Eccetera. Cordiali, ho trovato una grande accoglienza, cordialità da parte di tutti, però li ringrazierà anche dopo. Insomma. Il rapporto con Amaulo non glielo chiedo neanche, questa è l'ottava stagione, lei lo ha sempre difeso anche nei momenti magari, no, che ci possono stare in un percorso di allenatore meno esaltanti, e ha avuto sempre ragione. È una grande persona, ha un grande livello di educazione comportamentale, sa mantenere molto bene lo spogliatoio, perché no, lo manterrà anche in Serie C. Io gli auguro veramente di far bene e di provare le stesse soddisfazioni che ha provato quest'anno. Non è poco quello che ha fatto, perché vincere un campionato, vincere anche la Coppa Italia, arrivare a un passo anche dalla Bull Scudetto, cioè Daniele è stato veramente un grande per me ed è stato un coronamento di tanti anni di sacrifici, non per niente l'ha detto lui, è l'ottavo anno che sta a Pineto, quindi meritevole di conferma sotto ogni punto di vista. Che cosa sogna, giochiamo un po', per il campionato che verrà, che sta arrivando? Ma io sogno sempre di vincere, Massimo. Non ci sono altri risultati. Poi, chiaro, come dice il direttore, se dobbiamo perdere facciamo i complimenti agli avversari. Spero che questo accada molto poco. Presidente, l'ultima, perché tanto complimenti per questa pubblicazione, Silvio Brocco, autore, Il calcio a Pineto dagli anni 90 al 2022. Manca un volume, quello più importante. Sì, quello che ha fatto anche Michele Rossi insieme a Paolo Martocchia e al fotografo, no? Che ha impresso tutte le partite, tutte le, diciamo, 34 partite più le 7 di Coppa Italia, raccolto in un piccolo volume che descrive l'annata straordinaria del Pineto Calcio. Manca però il 2023. 2023 che verrà in stampa, esatto. In tipografia, quindi ho già dato
l'assenso alla pubblicazione.